Dopo l'inaugurazione della nuova caserma della Guardia di Finanza, ad Agropoli ci sarà nelle prossime settimane anche un'altra inaugurazione. Infatti, nella città agropolese presto sarà presente anche un presidio fisso dei Vigili del Fuoco. Ad annunciare la notizia è stato il sindaco Adamo Coppola, nella cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Guardia di Finanza. I Vigili del Fuoco erano già presenti ad Agropoli, ma solo per la stagione estiva, situati in un edificio in località Mattine fornito dalla Regione al Comune. Ora il presidio sarà fisso, al fine di dare ad Agropoli e ai suoi cittadini la sicurezza così tanto richiesta dagli agropolesi, che, con la nuova caserma della Guardia di Finanza e la presenza in città per tutto l'anno dei Vigili del Fuoco, vedrà un notevole incremento. Nelle prossime settimane ci aspetta un'altra inaugurazione, anche qui un lavoro di sinergia tra la Regione Campania, il Comune di Agropoli e il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno, il presidio dei Vigili del Fuoco qui in città, che prima era soltanto estivo, ora diventerà fisso. Quindi un'altra caserma, un altro luogo che darà alla nostra città, al nostro territorio, maggiore sicurezza. Un altro successo, ecco, quindi quando c'è la volontà, la forza di mettersi insieme per raggiungere risultati comuni, si possono raggiungere risultati che sono impensabili, inaspettati. E questo io credo oggi debba essere assolutamente sottolineato.